Salve a tutti, io sono John Power e benvenuti in questo mio nuovo video. Prima di iniziare voglio ricordarvi che qui sotto in descrizione troverete il link per seguirmi sul mio profilo Instagram, sia quello dedicato al canale sia quello mio personale, e anche il link del mio gruppo Telegram in cui si parla di cinema, quindi di film, ma anche di serie TV. E inoltre, sempre in descrizione, troverete anche il link del mio amico che ha realizzato il logo, la copertina del canale e tutte le copertine dei miei video. Detto questo direi di iniziare, ma prima un piccolo avviso. Dividerò questo video in due parti, una prima parte no spoiler e una seconda parte spoiler. Ovviamente io vi avviserò appena inizieranno gli spoiler. Detto questo direi di iniziare subito con il video di oggi, in cui andrò a fare la recensione del film del 2020 Quattro buone giornate, diretto da Rodrigo Garcia. Ero abbastanza curioso di vedere questo film, non solo per la trama, ma anche perché ha ricevuto una nomination agli Oscar di quest'anno per la miglior canzone originale. E quindi ho deciso di vedere questo film, anche perché ho visto che nel cast c'era Glenn Close e non potevo non vedere un film con Glenn Close, che secondo me è un'attrice straordinaria. C'è anche Mila Kunis e devo dirvi che dopo aver visto questo film, il risultato finale l'ho apprezzato. Mi è piaciuto, ma è come se mancasse qualcosa a questo film, quel qualcosa in più per elevarlo, per farlo elevare appunto sotto il punto di vista qualitativo. Mi spiego meglio. Innanzitutto vorrei partire dalle cose che ho apprezzato di più all'interno di questo film. Sicuramente l'interpretazione attoriale di Glenn Close, che è stata straordinaria e bravissima come sempre. Complimenti a lei e devo dire che anche Mila Kunis ci ha provato, si è impegnata tantissimo. Certo, non è allo stesso livello di Glenn Close, ma è sicuramente una delle sue interpretazioni attoriali meglio riuscite e meglio fatte, non che ci volesse molto, non ci voleva molto appunto, ma comunque in questo film si è impegnata, come ho detto poco fa, ed è riuscita comunque a offrire un'interpretazione attoriale più che sufficiente a mio parere. Per il resto posso dirvi che ho apprezzato la storia di questo film, soprattutto le tematiche che vengono trattate al suo interno, come ad esempio la dipendenza da sostanze stupefacenti, appunto, oppure il legame e il rapporto fra i due personaggi principali. Devo dire che ho apprezzato questo rapporto, questo legame, che non è ovviamente facile, non è semplice, ci sono delle difficoltà che vengono ben rappresentate all'interno di questo film. Però dov'è che secondo me cade leggermente questa pellicola? Nella parte finale. Nella parte finale viene sprecato un grandissimo potenziale, ve ne parlerò sicuramente meglio nella parte spoiler, perché si tende a rendere il tutto piuttosto veloce, piuttosto rapido, piuttosto appunto frettoloso, e questa cosa mi è dispiaciuta tantissimo perché è proprio nella parte finale che il film poteva dare e offrire il meglio di sé, e invece preferisce, diciamo, risolvere il tutto piuttosto rapidamente, come ho detto poco fa, e ripeto, peccato, un vero e proprio peccato, perché lì si poteva creare ancora più, diciamo, coinvolgimento emotivo nei confronti dello spettatore, e ripeto, un vero e proprio peccato. Però, a parte questo neo che, diciamo, mi ha limitato nella valutazione di questo film, devo dire che per quanto riguarda tutto il resto l'ho apprezzato, come vi dicevo poco fa, ho apprezzato le interpretazioni attoriali delle due attrici principali, ho apprezzato anche tutte le altre interpretazioni attoriali, ma Glenn Close è una spanna sopra rispetto a tutti gli altri. In più devo dire che anche i personaggi mi sono piaciuti per come sono stati caratterizzati, per come vengono approfonditi durante tutto il corso del film, ecco, anche questa cosa l'ho apprezzata. E poi c'è purtroppo un'altra cosa che non mi è piaciuta così tanto, ovvero ci sono alcuni personaggi che li vediamo nel corso del film, ho capito il loro inserimento, il voler farli, diciamo, apparire, il voler farli comparire nel film, come diciamo tappe, del percorso del rapporto fra, la madre e la figlia, però, alcuni personaggi, vanno via dopo una scena. Ripeto, capisco il fatto di volerli inserire diciamo, come personaggi secondari, quindi non come personaggi primari. Però avrei voluto vedere ancora più scene con questi personaggi, anche l'evoluzione dopo il primo incontro fra questi personaggi. Non vi anticipo né vi spoilerò nulla, però ci sono soprattutto alcuni personaggi che vengono inseriti a un certo punto del film, ma dopo una scena non compaiono più, non ci sono più. Ecco, questa è un'altra cosa che mi è dispiaciuta perché potevano approfondire leggermente di più anche questi personaggi, i loro rapporti, i loro legami con i due personaggi principali. Invece questa cosa non viene fatta come si deve e, ripeto, è un film che mi è piaciuto, potrei anche rivederlo perché
perché è un film che scorre anche piuttosto bene. La durata ci può stare, ma ripeto, alcune situazioni meritavano un maggior approfondimento, quindi se il film fosse durato un po' di più non mi sarebbe dispiaciuto affatto, anzi, tutt'altro, avrei apprezzato tutto ciò. Quindi, che posso dirvi? Io vi consiglio di vedere questo film, fatemi sapere se l'avete visto oppure no, se lo vedrete oppure se non vi interessa, ed è per tutti questi motivi che ho deciso di dare a questo film 3 stelle e mezzo su 5. E mi dispiace non poter dare un voto più alto perché, ripeto, a parte la magnifica interpretazione attoriale di Glenn Close, per quanto riguarda tutto il resto, non mi sento di alzare il voto, anche se le tematiche che vengono trattate durante tutto il corso del film le ho trovate davvero molto interessanti anche per il modo in cui vengono trattate, ma davvero ci sono quei due nei di cui vi ho parlato poco fa che mi limitano nella valutazione nei confronti di questo film. Ma comunque 3 stelle e mezzo sono un voto di tutto rispetto per un film che a mio parere merita di essere visto, ma non aspettatevi un grandissimo film perché altrimenti c'è il rischio che possa deludervi. Infatti c'è il rischio appunto di una cocente delusione in tal caso, ma godetevi il film, guardatelo senza avere grandissime né grossissime aspettative e poi fatemi sapere se volete, eventualmente ipoteticamente, la vostra opinione su questo film appunto. Quindi, detto tutto ciò, io direi di aver concluso qua con la parte no spoiler. Vi ricordo di iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto per non perdervi i miei prossimi video. Inoltre vi ricordo di attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati sui miei prossimi video e per ricevere una notifica ogni volta che uscirà uno nuovo. E direi di iniziare con gli spoiler fra 3, 2, 1. In questa parte spoiler voglio parlarvi di alcune scene del film che mi hanno colpito particolarmente, come ad esempio l'inizio. Mi è piaciuto tantissimo perché ci butta subito all'interno del clou del film, proprio in quella situazione principale e fondamentale, ovvero quando la figlia chiederà aiuto alla madre per provare a disintossicarsi perché non vuole più far uso di sostanze stupefacenti. E quindi mi piace molto l'inizio perché già ci fa capire le prime dinamiche, o per meglio dire il rapporto. Il legame fra i due personaggi principali. Vediamo la madre che ha dei dubbi e dopo mille dubbi decide di aiutarla, ma questi mille dubbi non sono casuali perché già la mamma, sua mamma appunto ha provato ad aiutare la figlia più e più volte, ma la figlia l'ha delusa tutte queste volte dato che ha ripreso a far uso di sostanze stupefacenti. Quindi la mamma perde sempre di più le speranze, ma anche in questo caso, anche in questa situazione, decide appunto di aiutare la figlia, decide di darle, di concederle un'altra possibilità e quindi staranno insieme. Staranno insieme e ho apprezzato tantissimo l'evoluzione del legame del rapporto fra i due personaggi principali, anche il modo in cui vengono caratterizzati e approfonditi entrambi i personaggi. Ecco, è molto interessante il film sotto questo punto di vista, anche quando parla di queste tematiche, come ad esempio la dipendenza da sostanze stupefacenti. Questa è una delle tematiche, secondo me, meglio trattate e maggiormente approfondite all'interno del film. Il tutto viene fatto come si deve, secondo me. Però ci sono alcuni problemi di cui vi parlavo nella parte no spoiler, come ad esempio il fatto che alcuni personaggi secondari sono presenti in scena, ma solo per pochi minuti. Poi non li vedremo più, non li rivedremo più durante tutto il resto del film. E questa cosa mi è dispiaciuta tantissimo perché si poteva arricchire il tutto molto di più. Si potevano creare molte situazioni, appunto molte situazioni interessanti. Invece ce ne sono, sì, ci sono sì situazioni interessanti, ma non così tante come avrei voluto e come avrei sperato. Penso ad esempio alla scena che mi è piaciuta e mi ha coinvolto e mi ha colpito particolarmente, quella in cui il personaggio interpretato da Mila Kunis andrà in quella casa dove ci sono purtroppo tante persone che hanno fatto o stanno ancora facendo uso di sostanze stupefacenti, dove c'è anche l'amica del personaggio interpretato da Mila Kunis, che diciamo è in condizioni piuttosto critiche e drammatiche, e appunto ora mi riferisco ai personaggi con i nomi delle attrici, altrimenti rischio di ripetermi molte volte. Ecco, Mila Kunis proverà ad aiutare questa sua amica, ma arriverà appunto Glenn Close che la porterà via, la porterà fuori da quel posto dove appunto diciamo la situazione non è delle migliori, anzi tutt'altro. Ecco, quella scena mi sarebbe piaciuta se fosse stata approfondita ancora di più durante il resto del film, ma anche in questo caso non si parlerà più di quella dinamica piuttosto interessante, ma si metterà da parte, si lascerà da parte per portare avanti il rapporto e il legame fra i due personaggi principali, che ci può anche stare, però potevano allungare un po' di più il film perché ci sono queste
situazioni appena abbozzate, appena accennate, che però non vengono approfondite, non vengono portate avanti, e questa cosa, ripeto, mi è dispiaciuta tantissimo, perché lo stesso discorso che ho fatto per quanto riguarda i personaggi secondari poco presenti durante il film, lo stesso discorso vale appunto in questo caso per quanto riguarda alcune situazioni che meritavano un maggiore approfondimento. E poi si arriva alla parte finale, una parte finale che a mio parere è il neo più grande e più grosso di questo film, perché lì davvero si arriva al punto potenzialmente più drammatico, ovvero con diciamo il ricovero in ospedale di Mila Kunis, dopo che diciamo lei stessa ha rivelato a Glenn Close che ha fatto uso purtroppo di nuovo di sostanze stupefacenti, ma la mamma, dopo essersela presa, dopo essersi arrabbiata, deciderà comunque di aiutare la figlia, nonostante la mamma sapeva appunto delle conseguenze di questa cosa, perché il dottore l'aveva detto nella prima parte del film che bisognava essere puliti prima di fare un'iniezione particolare, altrimenti si rischiava il ricovero in ospedale, si rischiavano condizioni piuttosto critiche. Ma comunque, ecco, anche il fatto che la mamma non abbia pensato a questa cosa per voler, diciamo, accontentare, la figlia sotto un certo punto di vista, ecco, questa cosa non mi è proprio andata giù, non mi è andata a genio. Capisco che, la mamma, diciamo, voglia bene comunque alla figlia, ma doveva pensare a queste conseguenze, cioè ha rischiato addirittura di farla morire. Quindi ecco, è proprio la parte finale che a mio parere non funziona proprio bene, anche nel momento in cui Mila Kunis verrà ricoverata. Lì davvero c'è qualche secondo di suspense e di tensione, ma poi c'è appunto la scritta 4 mesi dopo, dove vediamo e capiamo che Mila Kunis si è ripresa e guarita. Ecco, invece di fare quel salto temporale, secondo me era bello approfondire ancora di più quella situazione, magari con qualche dubbio: siamo sicuri che ce la farà Mila Kunis oppure no? Oppure con qualche altro dialogo fra la mamma e la figlia, in cui magari si poteva fare qualcosa di interessante, come ad esempio Mila Kunis che incolpava la mamma di averla fatta ricoverare in ospedale, la mamma che le rispondeva a tono, oppure qualcosa di questo tipo e di questo genere. Ecco, le mie sono solo delle idee appena abbozzate, appena accennate, che comunque potevano rivelarsi interessanti se fossero state scritte come si deve all'interno del film, ma anche in questo caso si preferisce, diciamo, affrettare il tutto verso un presunto lieto fine, appunto, diciamo, per quello che vediamo all'interno del film è un lieto fine, perché comunque Mila Kunis si riprenderà, e quell'ultima inquadratura, quell'ultima scena finale l'ho apprezzata, dove entrambe, quindi sia la mamma che la figlia, smontano, fanno a pezzi tutto il puzzle e decidono di ricostruirlo, di rifarlo insieme. Ecco, quella scena finale mi è piaciuta, è una buona chiusura per questo film, ma ripeto, è un film che a tratti affretta il tutto, quando invece poteva approfondire ancora di più alcune situazioni, alcuni personaggi, e invece non fa questa cosa, ed è per questo motivo che non posso dare più di 3 stelle e mezzo a questo film. Ma avrei tanto voluto fare questa cosa, ma purtroppo non ho potuto, non ho proprio potuto fare tutto ciò. Quindi fatemi sapere voi che ne pensate di questo film, se siete arrivati fino a questo punto del video, anche in questa parte spoiler, se siete d'accordo con me oppure no, perché mi interessa sapere anche la vostra opinione. Quindi, detto tutto ciò, io direi di aver concluso qua con il video di oggi e ci vediamo alla prossima. Ciao!